Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video dove andremo a fare le analisi e a comunicare tutti i risultati di WWE Super Showdown 2020. Comincio subito col dirvi che, ragazzi, dopo aver visto questo evento, posso dire che oggi, veramente, parlo forse a nome della maggior parte dei fan WWE in tutto il mondo, penso che in una giornata come oggi è davvero difficile essere fan WWE e sopportare davvero certe cose. Però andiamo con calma. Partiamo dal kick-off, sul quale non mi voglio sorvolare più di tanto. The OC, composto da Luke Gallows e Carl Anderson, hanno sconfitto The Viking Riders, ovvero Eric Ivar, in un tag team match classico. Questo match, diciamo che è stato messo così, giusto per mettere qualcosa nel kick-off, quindi non mi voglio sorvolare. Partiamo subito con la prima nota dolente della serata, perché il pay-per-view, peggio di così, non poteva cominciare. Gauntlet match per il Two Ike Trophy. Questo match per me è stata una vera e propria presa per i fondelli, in primis per il pubblico e poi per tutti i fan, ecco, che hanno assistito all'evento in generale. Allora, il match hanno cominciato R-Truth con Bobby Lashley. R-Truth che così dal nulla elimina Bobby Lashley. Poi la cosa clamorosa è che dopo sono arrivati Andrade ed Eric Rowan. È riuscito a eliminare Andrade e poi Eric Rowan. Eric Rowan l'ha eliminato in sostanza per squalifica. Rowan si è fatto subito squalificare, quindi si è dato la zappa sui piedi. Con Andrade uno scontro fortuito, testa contro testa. Insomma, R-Truth che è arrivato così miracolosamente nelle parti finali del Gauntlet Match. Poi è arrivato AJ Styles che ha riequilibrato la situazione. È riuscito a sottomettere R-Truth, dopodiché doveva arrivare l'ultimo sfidante, ovvero Rey Mysterio, che però poi è stato aggredito all'ultimo da Luke Gallows e Carl Anderson. Rey Mysterio è stato rimpiazzato dall'Undertaker, che è arrivato e ha sconfitto AJ Styles semplicemente con una choke slam, tra l'altro male eseguita. Una sola cosa ha fatto l'Undertaker e quella sola cosa non è riuscito neanche a farla bene. Una choke slam fatta malissimo, botch clamoroso, quindi in sostanza l'Undertaker vince un gauntlet match dove non era neanche stato annunciato ufficialmente e lo fa con una sola mossa che non è neanche la sua mossa finale, ovvero la Tombstone Piledriver, e lo fa con una mossa di primo livello però non finale come la choke slam eseguita, poi malissimo. Per me è una scena veramente grottesca, ragazzi, per me questa è una presa per i fondelli. L'Undertaker, insomma, per una sola mossa che ha fatto l'ho visto messo male. Non dico altro. Questo match è una porcheria totale, una presa per i fondelli, ragazzi. Passiamo poi al match valido per i titoli di coppia di SmackDown. Qui la situazione si è un po' risollevata. John Morrison e The Miz hanno sconfitto i campioni in carica di SmackDown di coppia, il The New Day, rappresentato da Big E e Kofi Kingston. Questo match, diciamo che ha avuto un buon minutaggio, all'inizio magari è partito un po' in formato soporifero, poi alla fine ha saputo regalare buone emozioni. Ci sta una vittoria per John Morrison e The Miz, magari sarebbe stato meglio vincere a WrestleMania, però va bene anche adesso perché il The New Day comunque, ragazzi, ha stufato, ha rotto veramente le scatole, ci sono sempre loro ogni volta come protagonisti, quindi insomma è giusto avere dei nuovi campioni in questa Road to WrestleMania. Poi abbiamo avuto un altro match, one on one, Angel Garza che ha sconfitto Umberto Carillo. Questo match l'ho trovato parecchio deludente, i due lottatori che dovevano essere molto rapidi, dinamici, insomma dovevano fare un buon match, alla fine sembrava che fossero dei robot con una sorta di predisposizione ad andare lenti, perché il match è stato veramente molto lento, molto impacciato. Sembrava che il match fosse fatto a vari scaglioni, tra una mossa e l'altra ci passava sempre troppo tempo, erano molto lenti i lottatori, come se fossero stati programmati per partire proprio a velocità lenta e rimanere tale fino alla fine. Match molto brutto. Poi le cose sono migliorate con il match per i titoli di coppia di Raw. Murphy e Seth Rollins, i campioni in carica, hanno sconfitto Angelo Dawkins e Montez Ford, ovvero i Street Profits. Questo match non è durato tantissimo, però è stato comunque abbastanza frizzante, è stato divertente. Certo, nulla di eccelso, però insomma è stato qualcosina, dai, non è stato malaccio. Murphy e Rollins, inutile dirlo, arriveranno sicuramente come campioni di coppia fino a WrestleMania, dove probabilmente dovrebbero perdere i titoli contro Kevin Owens e magari Samoa Joe,
un altro partner che si scioglierà Kevin Owens. A me piacerebbe pensare che Sami Zayn possa tornare all'azione sul ring e affiancare Kevin Owens a WrestleMania. Chi lo sa, non è detto, mai dire mai, staremo a vedere. Poi passiamo al match tra Mansoor e Dolph Ziggler. Mansoor che ha sconfitto Dolph Ziggler. Qui ragazzi non mi voglio soffermare troppo perché comunque, insomma, ogni volta che c'è Super Showdown o Crown Jewel, comunque c'è sempre Mansoor che, guarda caso, vince sempre. Quindi qua, insomma, il match è stato anche bellino, però diciamo che non è realistico vedere un atleta che non compare né a NXT né a Raw SmackDown, che compare una o due volte all'anno e vince dei match veramente improbabili con lottatori molto più forti di lui sulla carta. Da notare che si vedeva palesemente che al pubblico presente nell'arena non è che gliene fregasse molto la vittoria di Mansoor, quindi insomma anche proporlo ogni volta così a vincere match improbabili non gliene frega manco a quelli presenti all'arena, quindi insomma, cioè, non che non gliene freghi niente, però non è che c'è stata quella reazione, caspita, insomma. Di certo non è crollata l'arena dall'entusiasmo, ecco, non è che gli cambia molto al pubblico se c'è o meno Mansoor, ecco. Poi, Brock Lesnar ha sconfitto Ricochet nel match valido per il titolo da WWE, Brock Lesnar campione in carica, match in formato davvero squash, match durato circa 1 minuto e 30 secondi, quindi neanche 2 minuti, 1 minuto e mezzo sono bastati per annientare Ricochet. Una buona dose di suplex ed F5, fine. Beh, qua non c'è neanche da dire, ah, però che schifezza, il match è durato poco. Beh, se sapete, se, o meglio, se avete visto Brock Lesnar negli ultimi anni, lui e i suoi match, avrete ben capito che quando ci sono gli avversari seri, Brock Lesnar ha dei match con un buon minutaggio. Quando sono avversari di pura transizione, di livello medio-basso, i match durano davvero poche manciate di secondi. Quindi in questo caso Ricochet era un avversario di pura transizione, quindi era normale che Lesnar vincesse in così poco tempo. Certo, in un pay-per-view non si può assistere a un match del genere così corto e a senso unico, però ve lo ripeto, se voi notate, negli ultimi anni i match di Brock Lesnar sono sempre stati tutti così, appunto, con avversari forti il minutaggio si allunga. Con avversari di transizione fanno vedere che Lesnar è invincibile e vince così in pochi secondi. Quindi io non ho neanche gridato allo scandalo, sinceramente, ci sono abituato. Questo match è durato sicuramente di più di quello con Cain Velasquez di Crown Jewel, per intenderci. Poi, ah vabbè, inutile dirlo, Brock Lesnar sicuramente non ci sarà all'Elimination Chamber, quindi andrà direttamente a WrestleMania, lo rivediamo ad aprile sul ring contro Drew McIntyre. Poi, Steel Cage Match dentro la gabbia d'acciaio. Roman Reigns ha sconfitto King Corbin, match di media durata. Diciamo come qualità è rimasto in linea con gli altri match della loro rivalità. Forse il Falls Count Anywhere Match di Royal Rumble 2020 è stato più bello, più interessante. Questo Steel Cage Match lo vedo un gradino sotto al precedente match tra di loro. Non c'è stato molto spettacolo, diciamo. Roman non ha neanche vinto con la Spear, ha vinto con un Superman Punch, con il pugno che aveva una catena avvolta, aveva una catena avvolta intorno al pugno, insomma, un po' come a far capire che Roman è nettamente più forte di Corbin, se lo fanno vincere senza la Spear, questo è quel che ci vogliono dire in sostanza, ciò che ci vogliono mostrare. Quindi Roman ha chiuso definitivamente la rivalità con King Corbin. I due probabilmente potrebbero rincontrarsi settimana prossima dentro l'Elimination Chamber Match per decretare lo sfidante al titolo universale a WrestleMania. Quindi insomma, comunque la loro rivalità è chiusa, però ve lo ripeto, dentro la cella infernale, o meglio, dentro la camera dell'eliminazione, i due potrebbero collidere di nuovo, insomma, vabbè, poi lo vedremo. Poi abbiamo avuto il match valido per il titolo femminile di SmackDown. Bayley, la campionessa in carica, ha sconfitto Naomi. Match veramente brutto, non si può vedere un match del genere. Questo match rispecchia il regno di Bayley, un regno brutto, noioso, match di scarsissima qualità. Questo match dimostra ancora di più che il regno di Bayley per me deve terminare assolutamente. Quindi a WrestleMania probabilmente assisteremo alla fine del regno di Bayley, poco ma sicuro. Poi arriviamo al main event. Qui ragazzi, veramente, non so che dire.
titolo universale in palio. Il campione in carica, The Fiend, Bray Wyatt, ha perso contro Goldberg. Quindi Goldberg, nuovo campione universale, match durato circa 2 minuti e mezzo, 3 minuti al massimo. Goldberg ha rifilato una marea di spear, non so neanche quante gliene ha fatte, a The Fiend Bray Wyatt. Quest'ultimo ha provato 2 o 3 volte nel corso del match a sottomettere Goldberg con la Mandible Claw, senza successo. Io, ragazzi, non ho parole, perché hanno costruito il personaggio di The Fiend come un personaggio invincibile, che appena faceva la Mandible Claw faceva subito cedere gli avversari, che se gli avversari gli facevano 20 o 30 mosse finali, lui si rialzava sempre al conto di 1 o di 2, era indistruttibile. Addirittura nelle linee del match contro Seth Rollins gli ha riempito la testa con cassette di attrezzi, scale, sedie, messe tutte sopra la testa, gli aveva rifilato una martellata col martello da fabbro, l'arbitro aveva stoppato il match, e Bray Wyatt poi ne è uscito fuori come niente, come a far capire che lui è indistruttibile. E poi arriva al match contro Goldberg e finisce che alla prima jackhammer perde. Qui, ragazzi, c'è veramente una palese incongruenza e incoerenza con la gestione del regno di The Fiend Bray Wyatt. Io, parere mio personale, certo, sono stato contento di vedere Goldberg campione, però non in questo modo. Se doveva diventare campione, doveva farlo dopo un match di almeno 10 minuti. Non pretendo chissà quanto, dopo insomma un po' di combattimento. Qui The Fiend Bray Wyatt ha provato in sostanza 2 o 3 volte a fare, ve lo ripeto, la Mandible Claw, per il resto spear, una sola jackhammer e Goldberg ha vinto. Bray Wyatt, che è stato preso a martellate in ogni dove, nell'In a Cell, ne è uscito indenne da 10-15 carb stomp consecutivi contro Seth Rollins, la prima jackhammer perde, quindi boh, ragazzi, non ho parole. Evento bocciato, 4 su 10, assolutamente bocciatissimo. Se mi chiedete, lo rivedrai? Mai, manco se mi puntano una pistola alla testa. Questo evento è stata una presa per i fondelli, in primis per le persone che hanno pagato il biglietto, perché chi ha pagato il biglietto per me dovrebbe anche chiedere il rimborso, perché per me una cosa del genere, mi dispiace, da fan di WWE di vecchia data, io sono sempre dalla parte della WWE, però veramente in giornate come questa io faccio fatica a giudicare un evento come questo. Poi certo, la WWE insomma alle volte capita che fanno quei pay per view magari inspiegabili, però uno come questo, insomma, scelte molto scellerate come questa qua, insomma, davvero sono batoste davvero importanti. Adesso più che altro sono curioso di vedere un po' come gestiranno la situazione per il titolo universale. A WrestleMania potrebbe esserci una contesa a tre, magari Roman Reigns che vince l'Elimination Chamber match e si qualifica, nel mentre Bray Wyatt farà la rivincita contro Goldberg, quindi faranno un triple threat match. Questo è uno scenario interessante, non lo so, però comunque questo pay per view per me è bocciato, bocciatissimo. Non so voi cosa ne pensate, fatemelo sapere nei commenti se siete d'accordo, se non siete d'accordo, insomma, fatemelo sapere, non mettete gli dislike come fanno molti bimbi minchia ritardati, perché se avete qualcosa contro, scrivetelo nei commenti. Guarda, volto del ring, il tuo video non mi è piaciuto perché secondo me Tizio doveva vincere, Tizio doveva fare questo, oppure non la penso come te. Fatemelo sapere nei commenti, meglio avere la vostra opinione piuttosto che avere il dislike, perché è da codardi. Fatemi sapere cosa ne pensate, o se siete anche a favore, insomma, per me questo evento è veramente bocciatissimo, non so. Comunque cercatemi sui profili social, Instagram e Twitter, il volto del ring official, scritto tutto minuscolo e tutto attaccato, il volto del ring official. Cercate sul mio canale alcune playlist che potrebbero interessarvi, come ad esempio quelle sulla Universe Mod su WWE 2K20, dove gioco delle rivalità tutte interamente create da me, su Raw, NXT e SmackDown, e pay per view ovviamente. E poi anche la playlist con tutti gli unboxing di DVD WWE, perché in quest'ultimo mese e mezzo sto ordinando una cascionata di DVD e Blu-ray dall'estero, di pay per view WWE, quindi insomma, se vi fa piacere, se siete collezionisti o appassionati, insomma, dategli un'occhiata, perché sto arricchendo giorno dopo giorno sempre di più questa playlist.
Ebbene, dai, non vi rompo ulteriormente le scatole, ci vediamo al prossimo video. Ciao!